Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. Vogliamo fare insieme la novena o triduo alla medaglia miracolosa. Si fa dal 18 al 26 novembre e anche per ogni mese dell'anno. I vesperi del 27 per la festa della medaglia miracolosa, l'unico oggetto celeste ad aver ricevuto dalla Chiesa una memoria liturgica, grazie all'interessamento del pontefice Leone XIII. Seguirà la coroncina e la supplica che si fa per il giorno del 27 e di novembre e di ogni mese dell'anno. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum, pietate superna e lumina custodi rege, et guberna. O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che mossa a pietà dalle nostre miserie scendesti dal cielo per mostrarci quanta parte prendi alle nostre pene e quanto ti adoperi per stornare da noi i castighi di Dio e impetrarci le sue grazie, muoviti a pietà della presente nostra necessità, consola le nostre afflizioni e concedici la grazia che ti domandiamo. Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, ad te clamamus ex sules filieve, ad te suspiramus gementes en flentes, in a lacrimarum valle, eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordies oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o Clemens, o Pia, o Dulcis Virgo, Maria. Maria concepita senza peccato originale, pregate per noi che ricorriamo a voi. O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che quale rimedio a tanti mali spirituali che ci affliggono, ci hai portato la tua medaglia, affinché fossi difesa delle anime, medicina dei corpi e conforto di tutti i miseri, ecco che noi la stringiamo riconoscenti sul nostro cuore e ti domandiamo per essa di esaudire la nostra preghiera. Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, ad te clamamus ex sules filieve, ad te suspiramus gementes en flentes, in a lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordies oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o Clemens, o Pia, o Dulcis Virgo, Maria. Maria concepita senza peccato originale, pregate per noi che ricorriamo a voi. O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, tu hai promesso che grandi sarebbero state le grazie per i devoti della tua medaglia che ti avessero invocata con la giaculatoria da te insegnata. Ebbene, o Madre, ecco che noi, pieni di fiducia nella tua parola, ricorriamo a te e ti domandiamo, per la tua Immacolata Concezione, la grazia di cui abbiamo bisogno. Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve, ad te clamamus ex sules filieve, ad te suspiramus gementes en flentes in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordies oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o Clemens, o Pia, o Dulcis Virgo, Maria. Maria concepita senza peccato originale, pregate per noi che ricorriamo a voi.
concedimi di lodarti, o Vergine Santissima, dammi la forza contro i tuoi nemici. Terminata la novena o il triduo, si conclude per il giorno 27 con l'andare alla messa per chi può e si faccia il seguente atto di consacrazione alla medaglia miracolosa. O Maria concepita senza peccato originale, Madre di Dio e Madre degli uomini, discepola di Cristo Gesù, voi siete benedetta fra tutte le donne e tutte le generazioni vi proclamano beata. Modello di consacrazione a Dio che Santa Caterina Labourée, che venne a perdere la sua mamma, scelto per madre, a mia volta io vi scelgo per madre, al fine di consacrarmi a Dio Padre. Stando in piedi ai piedi della croce, il vostro cuore immacolato è stato trafitto dal dolore come di una spada e il vostro cuore si è unito al cuore del vostro Figlio. Poiché la grazia scorre dal Sacro Cuore di Gesù su noi tutti, passando attraverso le vostre mani, accettate il mio essere tutto intero, disponete di me corpo e anima per camminare al seguito di Cristo e ricevere la luce e la forza dallo Spirito Santo. In segno di questa consacrazione, io porterò la Santa Medaglia con fiducia, affinché il Dio d'amore, Padre, Figlio e Spirito Santo regni nel mio cuore e di battezzato e in tutti i cuori. A Lui la gloria per i secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve, ad te clamamus exules filii Eve, ad te sospiramus gementes en flemtes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. O Maria concepita senza peccato originale, pregate per noi che ricorriamo a voi. Concedimi di lodarti, o Vergine Santissima, dammi la forza contro i tuoi nemici. Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa. O Vergine Immacolata, eccoci qui prostrati davanti a te, celebrando il ricordo della consegna della tua medaglia come segno del tuo amore e della tua misericordia. Noi sappiamo che sempre e dovunque sei disposta ad esaudire le preghiere di noi tuoi figli, ma vi sono giorni ed ore in cui ti compiace di spargere più abbondantemente i tesori delle tue grazie. Ebbene, noi veniamo a te ripieni di immensa gratitudine e di illimitata fiducia per ringraziarti del gran dono che ci hai fatto, dandoci la tua immagine, affinché fosse per noi attestato d'affetto e pegno di protezione. Noi ti promettiamo che secondo il tuo desiderio la Santa Medaglia sarà il segno della tua presenza accanto a noi. Sarà come un libro su cui impareremo a conoscere, seguendo il tuo consiglio, quanto ci ami e quanto noi dobbiamo fare affinché si compia in noi la salvezza che Gesù ci ha portato. Sì, il tuo cuore trafitto, rappresentato sulla medaglia, poggerà simbolicamente sul nostro e lo farà palpitare all'unisono col tuo. Lo accenderà d'amore per Gesù e lo fortificherà per essergli fedele in tutto, ogni giorno di più. Questa è l'ora tua, o Maria, l'ora della tua bontà inesauribile, della tua misericordia trionfante, l'ora in cui facesti sgorgere per mezzo della tua medaglia quel torrente di grazie e di prodigi che inondò la terra. Fa, o Madre, che quest'ora che ci ricorda la dolce commemorazione del tuo cuore nel consegnarci il segno del tuo amore sia anche la nostra ora, l'ora della nostra sincera conversione
e l'ora del pieno esaudimento dei nostri voti da parte tua. Tu hai promesso che grandi sarebbero state le grazie per chi li avesse domandate con fiducia. Volgi, Benigni, allora il tuo sguardo sulle nostre suppliche. Noi forse non meritiamo le tue grazie, ma a chi li ricorreremo, Maria, se non a te, che sei la madre nostra, nelle cui mani Dio ha posto tutte le sue grazie? Abbi dunque pietà di noi ed esaudiscici. Te lo domandiamo per la tua immacolata concezione e per l'amore che ti spinse a darci la tua preziosa medaglia. O consolatrice degli afflitti, o rifugio dei peccatori, o aiuto dei cristiani, o madre della conversione, vieni in nostro aiuto, fa che la tua medaglia sparga su di noi e su tutti i nostri cari i tuoi raggi benefici, guarisca i nostri malati, conceda pace alle nostre famiglie, dia a tutti forza per testimoniare la fede. Essa ci scampi da ogni pericolo e porti conforto a chi soffre, consolazione a chi piange, luce e forza a tutti. In modo particolare, o Maria, ti chiediamo in questo momento la conversione dei peccatori, soprattutto di coloro che sono a noi più cari. Tu, che portando alla fede con la tua medaglia Alfonso Ratisbonne, ti sei rivelata come madre della conversione, ricordati di tutti coloro che non hanno fede o vivono lontani dalla grazia. Concedi infine, o Maria, che dopo averti amata, invocata e servita sulla terra, possiamo lodarti in eterno, godendo con te la felicità eterna del paradiso. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae vita dulcedo et spes nostra salve, ad te clamamus exules filii Eve, ad te suspiramus gementes in flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordies oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis virgo, Maria. Vediamo ora la coroncina alla medaglia miracolosa. Può essere usata anche all'inizio del Santo Rosario o alla fine del Rosario o unita appunto al Triduo e alla Novena. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Concedimi di lodarti, o Vergine Santissima, dammi la forza contro i tuoi nemici. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Immacolata Madre di Dio e Madre nostra, Maria, per la manifestazione della medaglia miracolosa, ti preghiamo di ascoltare le nostre suppliche e di esaudirci. Vedi, o Madre, le nostre tribolazioni, i nemici che ci circondano e la giustizia di Dio che meritatamente ci flagella. Da noi nulla possiamo. Tu, o Maria, abbi pietà di noi e liberaci. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discesi agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Maria concepita senza peccato originale, pregate per noi che ricorriamo a voi.
O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che mossa a pietà dalle nostre miserie, il Padre Amantissimo ti fece scendere dal cielo per mostrarci quanta parte prendete alle nostre pene e quanto ti adoperi per stornare da noi i castighi di Dio e impetrarci le sue grazie. Muoviti a pietà della condizione pietosa in cui verte l'umanità. Guarda i pericoli nei quali siamo immersi, consola la nostra afflizione e concedici la grazia che umilmente ti domandiamo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Maria concepita senza peccato originale, pregate per noi che ricorriamo a voi. O rifugio dei peccatori, per la dolorosa passione del tuo Figlio, che ti consegnò a noi quale madre ai piedi della croce, non abbandonarci mai. Mostraci di essere madre nostra specialmente nel momento del maggior pericolo e della nostra morte. Scaccia da noi i demoni, la tua medaglia ci doni la forza contro le tentazioni. Manifestati a noi e con la tua presenza assicuraci la morte preziosa dei giusti. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Maria concepita senza peccato originale, pregate per noi che ricorriamo a voi. Porta del Paradiso, Maria, sposa dolce dello Spirito Santo e suo Tempio Santo, per la manifestazione della tua medaglia miracolosa arricchisci i tuoi figli delle tue grazie, specialmente della Santa Perseveranza. O cara Madre, fiduciosi della tua misericordia, desideriamo con te godere Dio nei cieli, come facesti con Santa Caterina Labourè. Così anche a noi apri le porte del Paradiso e portaci in salvo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Preghiamo. O Immacolata Madre nostra, ci presentiamo davanti al trono della tua misericordia per ottenere da te le grazie di cui abbiamo bisogno. Per mezzo di Santa Caterina Labourè, manifestasti la tua immagine raggiante di luce, simbolo della tua misericordia per gli uomini. Illumina, o Madre, i figli ancora nelle tenebre e rendili figli della Chiesa e tuoi devoti. Spargi sul mondo intero i raggi della grazia di Dio, di cui sei tesoriera, e salva la povera umanità. La tua luce risplenda sulla Chiesa, mistica sposa del tuo Figlio, e santifichi i sacerdoti. Converte i peccatori e dia perseveranza ai giusti. Fa che sulla bocca di tutti risuoni la bella preghiera. O Maria, concepita senza peccato originale, pregate per noi che ricorriamo a voi. Un Pater, un Ave, un Gloria per le sante indulgenze. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniet regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Concedimi di lodarti, o Vergine Santissima, dammi la forza contro i tuoi nemici. Ringraziamo il Signore per questo momento di preghiera insieme. E rifugiati sotto il manto di Maria, nel suo cuore immacolato, chiudiamo questa preghiera con queste belle parole dell'antifona più antica che si sia conosciuta all'interno della Chiesa, il Subtum Presidium. Sotto la tua protezione ci rifugiamo, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Angele Dei, qui custos est mei, me tibi commissum, pietate superna, illumina, custodi rege et guberna. E per tutte le anime del purgatorio, requiem aeternam donais Domine, et lux perpetua luce a teis, requiescat in pace. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Noscum prole pia, benedicat Virgo Maria. Laudetur Iesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. E Cristo regni, regni con Maria.